Ghost, finalmente è arrivata. Un'action camera che non ha nulla da invidiare alle altre più blasonate che ci sono sul mercato. Fra i tanti punti di forza, uno in particolare è il prezzo. Costa la metà di una GoPro Hero 3. Apriamola insieme. Confezione abbastanza elegante. C'è una vite qui, non c'è bisogno del cacciavite, si fa manualmente. Leggera. Questo è uno dei punti di forza di cui andavo, diciamo, fiero. È il telecomando wifi. Per caricare il telecomando, qui c'è la porta. La videocamera, come si vede, è HD 1080 di risoluzione. 1920x1080, 25-30 fotogrammi per secondo. Un altro punto di forza è anche subacquea, può scendere fino a 3 metri di profondità. E poi abbiamo altri accessori che adesso andiamo a vedere. Capisco come si esce. Abbiamo l'attacco per il micro jack. Questo dovrebbe essere per la cintura o per il casco, per gli occhiali. Poi abbiamo due supporti, uno per l'audio. Due adesivi, il manuale che sicuramente c'è l'italiano, sì, ora lo andiamo a vedere, il cavetto USB, il cinturino da polso sicuramente, sì. Ecco qua risolto il mistero. Con la webcam in azione, questo si accende e questo si spegne. Poi abbiamo un supporto universale. Questo è il coperchietto che andrà dietro. Andiamo a montare. Gli aggiungiamo anche allora. E questa è la batteria ricaricabile che andiamo a mettere subito. Qui abbiamo un gancetto e si apre. Allora vi faccio vedere di nuovo l'alloggiamento. Ok, confermo, va prima inserita la micro SD e dopo va inserita la batteria. Riaccendiamo. Si
Accesa? Sì, qui compare la luce verde. Abbiamo il menù con quattro icone. La prima è posizionata sul tipo di... Ci possiamo spostare con le freccette che ci sono qua sopra. Cosa vogliamo usare? La fotocamera o la videocamera? Qui i file che abbiamo. Diventa verde quando ci siamo sopra. Scendiamo ancora sotto, le impostazioni della fotocamera o videocamera, eccola qua. Ritorniamo qui e schiacciamo menu, mi sembra. Ok, e abbiamo le varie impostazioni della videocamera e della fotocamera. Torniamo indietro e andiamo sui file che abbiamo registrato. Schiacciamo menu, oppure no, sono uscito, schiacciamo questo. Ovviamente mi dice 0, se vado a cliccare sopra mi dice nessun file, perché non abbiamo fatto neanche una registrazione. Torniamo di nuovo indietro, menu, e qui abbiamo le impostazioni della videocamera e della fotocamera. Ok, proviamo il telecomando che è qui. Allora, accensione dovrebbe essere questa. Ok, il wifi è già attivo, dovrebbe iniziare a registrare, vediamo. Prova, questa è una prova, questa è una prova, prova, prova. Fermiamo il tutto. Dicevamo, ho fatto la prova di registrazione, adesso la macchinetta è in stand-by, vediamo se ha registrato. Quando siamo sul video, schiacciamo menu, ci compare quest'altro menu. Noi schiacciamo sempre menu e parte il video. Guardate i secondi qua sotto. Ok. Fermiamo, torniamo, usciamo di nuovo. Andiamo brevemente al menu, qua al libretto volevo dire, abbiamo impostazione della fotocamera, impostazione del profilo, la codifica del video. E abbiamo quattro modalità, modalità video e impostazione del video. Come abbiamo visto prima, se schiaccio qui registra, se metto la macchinetta in modalità foto dovrebbero comparire altri LED, giallo per catturare immagini. Modalità time lapse, compare un LED viola che cattura una serie di immagini e un LED ciano giallo che cattura modalità raffica. Mettiamo l'attacco universale. Non so come si fa, dovrebbe essere a vite. Andremo a inserire. Su un eventuale casco o sulla pettorina. Dovrebbe uscire così. Ok. Questo è il supporto ipotetico per l'auto. Lo mettiamo così, così, dipende. Bene, che dire ragazzi, la proveremo quanto prima, faremo altri video. Sono soddisfatto dell'acquisto. La cifra, ripeto, rispetto alle altre che conosciamo di note marche, direi quasi la metà, quasi. In
in descrizione ci sono dei link che ho preso da YouTube per vedere il paragone con le altre fotocamere. L'unico, il prossimo passo che devo fare è quello del microfono, perché ci tengo molto alla pulizia dell'audio, che si sente abbastanza bene. È un passo alla volta. E prima di concludere, di passare i saluti, vorrei dire una cosa: restate sintonizzati sul mio canale di YouTube, sul canale di surfcasting.tv e sul sito internet www.surfcasting.eu, perché ci sono tanti progetti in cantiere e molte novità che presto vedrete in rete. Bene, con questo abbiamo chiuso il capitolo videocamera. Non so se l'avete notato, indosso una maglietta con scritto Team Cuvola 8Pack. Ci tengo a ringraziare e soprattutto a salutare tutti i componenti del team che mi ha presentato il grande Fran Mimma, a cui gli mando un saluto e non vedo l'ora di rivederlo di nuovo in spiaggia. E voglio elencarli a uno a uno. Allora, abbiamo il capitano di questo team, che è Riccardo, poi abbiamo Stefano, Carmine, Sandro, Vittorio e il piccolo Nicolò. Ciao ragazzi, vi invito a visitare il loro canale, basta mettere su YouTube Team Cuvola 8Pack, è il primo di tutto, e hanno dei bei video con delle belle catture. Un piccolo aneddoto: se anagrammate la parola 8Pack uscirà un'altra parola bellina. E saluto anche tutti gli ultimi iscritti, di cui purtroppo non ricordo i nomi perché siete tantissimi, e ci vediamo quanto prima con altri video. Ciao da Trophy75.